Vi ringrazio per essere intervenuti a questa conferenza stampa, praticamente sull'ultimo bilancio di questa amministrazione. E, prima di lasciare la parola a Roberto, diciamo per entrare più nel dettaglio tecnico, la cosa che voglio dirvi è che sono stati 5 anni molto, molto difficili dal punto di vista amministrativo per diversi motivi. Uno è che le risorse che derivavano appunto dai contributi del governo centrale sono diminuite di molto, poi vi dirà di quanto Roberto Nolli. Il secondo è che abbiamo cambiato 4 governi centrali in 5 anni, con cambi di regole, cambi di nomi, magari sulle stesse tasse, e questo ha creato grosse difficoltà amministrative. Voi pensate che l'anno scorso, 2013, abbiamo fatto il bilancio previsionale a novembre, quindi questo la dice lunga sulle difficoltà che abbiamo incontrato. Però devo dire che con un'amministrazione attenta, con un'amministrazione oculata e da buoni padri di famiglia, siamo riusciti a fare comunque molte cose e soprattutto a non tagliare i servizi, anzi a mantenerli come è sempre stato in passato, quando magari i momenti erano meno difficili. E oggi ci apprestiamo appunto a dare delucidazioni su questo bilancio, diciamo ultimo bilancio, che andrà proprio oggi e la settimana prossima in Consiglio Comunale per essere approvato. Voglio approfittare per ringraziare intanto l'assessore al bilancio Roberto Nolli, Viani, Massimo Placchi e tutti coloro che hanno contribuito a rendere meno difficile o possibile un'amministrazione, come è stata, nonostante questi momenti difficili. E volevo ringraziare anche la struttura comunale, il personale, per il lavoro che ha fatto e anche per i sacrifici che sono stati fatti. Noi abbiamo ridotto di tantissimo le spese, poi comunque ci sono i numeri che lo dimostrano, sia per quanto riguarda gli amministratori, sia per quanto riguarda i dipendenti del Comune. Questo appunto nel segno che la spending review deve partire da noi, e noi credo che in questo senso abbiamo dato un buon esempio. Ecco, adesso non voglio dilungarmi oltre, se no rimane una chiacchierata senza poi la sostanza, che è quella legata a quantificare le scelte che sono state fatte, le proposte, ecco, perché poi è un bilancio, come dice spesso Roberto, flessibile, che sarà appunto da adeguare alle normative anche nazionali che arriveranno e alla scelta che poi farà la prossima amministrazione.